147 qua sulla pagina Viso in Forma, una pagina dove principalmente si parla di yoga facciale, di come tonificare i muscoli del viso, ma in questa quarantena ho voluto dare anche nuovi contenuti, altri contenuti, quindi non parlare solo di quello che faccio io, di yoga facciale, ma anche dando spazio ad altri ospiti per parlare di salute, bellezza, benessere e altro ancora. Quindi oggi siamo arrivati già alla puntata 47 e intanto vedo se vi state collegando. Allora, vediamo se ci siamo. Come sempre vi chiedo se mi date qualche feedback, se mi vedete e sentite bene. Vediamo se ci siamo. Sì, ci siamo. Vi vedo. Buon pomeriggio Magda, Luana, benvenute, ben collegati. Allora, cosa faremo oggi? Beh, l'altro giorno, ieri ho rinnovato l'invito per chi volesse venire con me online, in diretta, per parlarmi delle vostre esperienze di yoga facciale, se avete appena iniziato a praticarla, cosa ne pensate, oppure se siete miei allievi già da un bel po', cosa ne pensate uguale, se state raggiungendo dei risultati, condividere con noi la vostra esperienza. Ed ecco che oggi avremo un'altra mia allieva, questa volta una che ha il corso online, e così potrà dirci un pochino come si trova e insomma quello che ha imparato, ovvero i benefici che ne ha tratto. Intanto aspetto ancora un attimo che vi collegate, vedo i vostri commenti, quindi grazie per il feedback. In diretta ho sempre paura che magari non mi sentite o non si veda bene, quindi grazie. Allora, ciao Luca! Ah, che bello ogni tanto vedere anche qualche uomo che partecipa e che commenta. Di solito gli uomini pochi commentano, anche se seguono o praticano lo yoga facciale, ma pochi commentano, non so, hanno paura, si vergognano, non so io. Dovreste essere fieri di essere così avanti da praticare anche voi lo yoga facciale. Ok, quindi io direi che posso invitare qui con me in diretta Marta, che mi ha scritto che voleva condividere con me e con tutti voi la sua esperienza. Quindi Marta, adesso ti collego. Voi intanto accoglietela con tanti like. Ecco! Ciao Petra, ci sono? Benvenuta e grazie per aver accettato insomma la mia proposta di venire qua in diretta con me. È stato un piacere, grazie e saluto tutti. Sì, io ho tanti, veramente tanti che seguono il corso online, ma pochi di loro li conosco dal viso, cioè qualcuno sì mi manda le foto dei tuoi risultati, però difficilmente poi li vedo veramente in viso, quindi mi fa davvero piacere ogni tanto avere qualche feedback anche qui. Tra un po' ti manderò anche le mie, aspetto un attimo. A parte che tu sei giovanissima, perché l'altro giorno avevo due altre ragazze e qualcuno del pubblico ha criticato che sono tutte giovani, ma non è colpa mia, io ho dato l'invito a tutti, quindi mi dispiace che nessuna cinquantenne, sessantenne si sia fatta sentire, perché l'avrei ospitata volentieri, quindi rinnovo di nuovo l'invito per le prossime puntate, chi vuole, e sono ben accetti tutti, quindi dai 40, 50, 60 anni. Perché è giusto vedere un po' tutti i generi, tutti i visi. Grazie. No, vabbè, io sono una via di mezzo, per cui va bene uguale. Certo, sembri giovanissima. Sì, ma mi difendo. No, allora io... Sì, intanto se ci puoi dire allora di dove sei e da quanto pratichi lo yoga facciale. Allora, io vivo a Milano da un bel po' di anni, 18 anni, ma sono originaria di Caserta. Uh-huh. E, in realtà il primo approccio allo yoga facciale non è stato qui, ma è stato un po' di anni fa, perché io ci ho sempre tenuto molto all'aspetto fisico, alla cura del corpo. E, quindi è una mia, mi dicono che sono fissata, però vabbè, ognuno ha le sue fissazioni.
e avevo acquistato un libro di yoga facciale e all'inizio, sai, uno è pieno di buone intenzioni e mi ero applicata molto a fare gli esercizi. Però col tempo ho praticamente accantonato lo yoga perché era un po' scomodo, in quanto non c'era qualcuno che mi dimostrasse, qualcuno che contasse, oppure dovevo ogni volta rileggere gli esercizi perché non li avevo ancora bene memorizzati. E quindi avevo abbandonato. Il secondo approccio fu in aula, con diciamo una persona che aveva studiato su di sé lo yoga facciale, non era una vera e propria insegnante, e lei mi mostrò gli esercizi che sul momento avevo imparato bene, però anche lì all'inizio ero stata costante e poi un po' per gli impegni della vita avevo lasciato stare e quindi col tempo avevo dimenticato alcuni accorgimenti e quindi anche lì non è andata bene. Finalmente poi con questa quarantena ti ho conosciuto attraverso tutte queste live quasi subito e quelle che avevo perso, le puntate le ho recuperate dopo, e la cosa che mi è piaciuta di più e per cui poi ho acquistato anche il corso e l'ho iniziato e non ho perso un giorno era il fatto che io facessi gli esercizi con te, quindi vedevo esattamente la spiegazione, ovviamente perfetta e chiarissima, che si può rivedere ogni volta che uno ha magari qualche dubbio, e che facessimo l'esercizio insieme. E questo per me è stata una grande carica, un po' come andare in palestra. Quando uno è a casa non fa ginnastica, però se compra l'abbonamento in palestra ci va, io sono così. E quindi... No, questa è una cosa, è vero. Molto utile, veramente. Anch'io, perché anche a me spesso vengono le persone in aula e mi dicono che hanno già dei libri a casa di yoga facciale, perché appunto esiste già da tanti anni il yoga facciale. Solo che la difficoltà sta proprio nell'interpretare la descrizione del libro. Esatto. Quindi non sempre è molto chiaro, soprattutto se si approccia per la prima volta, e si rischia di fare male l'esercizio. Inoltre, per chi invece già aveva dei corsi online, come io, ho notato invece che sì, si insegnava gli esercizi, però poi nelle lezioni si diceva fa tre volte così, una volta così, e non si allenava insieme a te. Invece, secondo me, è una cosa proprio importante e stimolante. No, molto stimolante, sì. E poi il segreto, almeno per me, parlo per me, per essere costante, perché all'inizio io ho sempre l'entusiasmo, però poi dopo magari basta lasciare andare una settimana e perso, non recuperi più. Invece in questo modo l'allenamento, poi vabbè, questo periodo non sto lavorando, per cui fare gli allenamenti anche arrivare alla quarta settimana, che sono 30 minuti, io avevo tutto il tempo del mondo, per cui è stato anche semplice iniziare in questo periodo. Però non mi sono mai pesati, e questo penso che sia la cosa più bella, appunto, perché come quando vai in palestra c'è qualcuno che fa vedere l'esercizio e lo fai tranquilla, non ti pesa assolutamente, anzi ti viene voglia di farne di più. Quindi è molto molto la quarta settimana dopo sarà un po' più leggero, perché le prime quattro settimane sono quelle più strong, diciamo, bisogna allenarsi un po' di più, ma poi gli allenamenti sono della durata di 10 minuti, quindi è un po' più fattibile anche. Tra l'altro, allora, il periodo migliore per iniziare per chi è a casa come me, perché c'è molto tempo, secondo me. Questo mi ha aiutato anche, oltre. Cosa hai riscontrato? Non può essere tutto così perfetto, hai riscontrato? No, va bene. Allora, premesso che secondo me, appena ritorneremo, mi piacerebbe poi fare un corso con te dal vivo, così magari mi correggi sulle cose che magari posso perfezionare. Quello poi a Milano vengo per l'altro. Esatto. Allora, volevo chiederti, per tutti gli esercizi, non faccio quello della giraffa perché mi è venuto nel frattempo un torcicollo e non riesco a muovermi, quello della bacinella, che non ricordo se l'hai mostrato anche quello della bacinella qui. No. Io faccio tante, vabbè, il principio è un po' lo stesso, un po' di rughette nasolabiali, però ti dirò che già in un mese ne vedo di meno. Ok. E quindi questo sono molto contenta, sono un po' fissata perché un po' sono genetiche per me. Quindi quando faccio questo esercizio o tutti gli altri che prevedono un po' di rughette nasolabiale, posso stirarle tipo, vabbè, posso farlo adesso? Sì, dai, fai mostra.
Allora, in questo esercizio intanto non serve che tiri e schiacci proprio sui occhi. Va bene. Ok. E come dico anche in generale, anche in questa quarantena che mostrava alcuni esercizi, spiegavo che anche quando si fa un semplice lifting del viso, ovvero oppure quello dove uniamo le labbra che ho mostrato, oppure nel caso che hai mostrato tu quell'esercizio, se noi notiamo, beh, intanto ancora faccio un passo indietro, è fondamentale guardarsi allo specchio, soprattutto all'inizio, per capire come facciamo l'esercizio e come, quando muoviamo i muscoli, quando facciamo l'esercizio, che pieghe, se si creano delle pieghe o meno, perché è molto importante appunto guardare che movimenti si hanno. Perché lo yoga facciale, se non lo fai nel modo corretto, non hai nessun effetto, oppure nel peggiore dei casi ti si possono creare o accentuare di più le pieghe che già hai. Quindi nel tuo caso, se quando fai l'esercizio noti che ai lati della bocca, in questo caso sì, mostravi, ti si formano delle pieghe, posizionare, non senza tirare, non serve tirare, ma posiziona ad esempio qua le mani in modo da mantenere la pelle distesa durante l'esercizio. No, un po' più vicino alla bocca. Così? Proprio devi coprire le linee nasolabiale anche intorno alla bocca, proprio. Okay. Guarda me, ancora più vicine. Ancora più? Esatto, così, così tutta la pelle è distesa. Un po' faccio in direzione verso le orecchie? Un pochino sì, ma magari sì, non serve però tirare, okay, perché se tiri rischi di nuovo schiacciare qua. Ok, quindi solo leggermente. Esatto, mantieni distesa la zona con le dita, con i polpastrelli. Puoi mettere anche più dita. Esatto, proprio coprire la zona dove si formano delle pieghe e mantenere questa posizione durante l'esercizio, così non vai ad accentuare di più. Esatto, questo per tutti gli esercizi. Sì, che... laddove devi fare o a qualcuno già facendo la O si forma qualche piega, oppure anche ai lati dell'occhio, se per caso nell'esercizio, nel sollevamento delle guance, ti si forma qualche piccola piega, puoi fare la stessa cosa su. Qui cerco di non farle fare, diciamo che questo è il mio, diciamo, punto debole più nasolabiale, però facendo tipo... No, qua non si nota. Un po' mi applico, però diciamo che questo è il mio punto debole per cui mi... Certo. Però devo dire la verità che rispetto io sono circa 6 settimane, no, 5 mm-hmm. settimane, non di più, che rifaccio e già vedo meno pieghette. E quindi si vede che comunque anche ti curi e che abbini bene sia lo yoga facciale che sicuramente ti curi il viso con dei prodotti, fai la pulizia del viso, cioè sì, detersioni. Sì, oppure prodotti ecobio, come immagino anche tu, insomma, da un po' di anni quello cerco di usare prodotti buoni, quello sì. Quello sì. Poi un altro esercizio è quello delle sopracciglia. Io tendenzialmente faccio la versione con i palmi. Abbiamo il lifting delle sopracciglia che abbiamo visto. Esatto. Qua. Sì, esatto. Non faccio quello con le dita perché mi urta vedere un po' di rughetto. No, fai bene, sì, sì. Il punto che però facendo con i palmi non riesco a capire, siccome ho evidentemente la fronte un po' deboluccia, quindi la pressione con i palmi c'è, però la contrapposizione della fronte è un po' deboluccia, quindi non so se faccio bene a fare l'alternativa, perché non so se è efficace l'esercizio così come lo faccio. Allora, tu hai, diciamo, il problema opposto, nel senso che la maggior parte delle persone ha la fronte molto forte e quindi la spinge molto forte in giù e il rischio in quel caso è anche di corrugare qua se non bilanciano bene le due forze. Sì, io credo di averla debole. Poca spinta in giù, devi fare attenzione a non spingere troppo invece verso l'alto. Quindi se la tua fronte non è tanto forte da fare l'opposizione, perché appunto qua abbiamo le due forze contrapposte, riduci un po' la spinta delle mani, quindi spingi tanto da sentire un po' di sforzo. Adesso non è che devono esserci 100% le due forze, l'importante è far sentire il muscolo che lavora, quindi
però assicurati di bilanciare le due forze, ecco, non essere troppo forte in su, perché altrimenti rischi di schiacciare la fronte. Ma mi consigli di fare con le tre dita per riuscire a capire, a vedere meglio? Anche così. L'importante è che il palmo della mano aderisca bene e spingi su, e poi quello che riesci, insomma, con la forza della fronte, spingere in giù. Però appunto con le mani cerca di non essere troppo forte, visto che la fronte non è tanto forte. Non importa se gli occhi si corrugano un po', magari cercando di... No, gli occhi non si corrugano, perché devi anche aprire verso l'esterno e quindi tirare anche in questa zona. Ok, perché un errore che magari posso nel voler contrapporre la forza è di spingere troppo così, e quindi si formano, penso, queste rughette qui, non lo so. Ma no, perché comunque tieni disteso, okay, sollevi, e anche quando chiudi gli occhi non è che stai così, ma stai spingendo in su con le mani, quindi non ti si aggroviglia qua la pelle. Comunque cerca di, visto che hai la fronte più debole, non spingere tanto forte verso le mani in su. Un'alternativa a questo, se ti piace, se preferisci più usare le dita, è farlo in questo modo, cioè per mantenere la pelle distesa della fronte, devi farlo spingere con le falangi, le sopracciglia, e fai la stessa cosa, quindi le mani, le dita spingono in su e verso l'esterno e la fronte spinge in giù. Se ti senti di percepire meglio l'esercizio con le dita. Okay. Proverò, forse così spingo e faccio meno pressione rispetto al palmo, che è probabilmente più forte, quindi forse con questo alternativo. Sì, alcune persone hanno difficoltà a farlo in questo modo, quindi per quello io do più varianti quando è possibile, e poi ognuno si gestisce quello che gli riesce meglio. Ok, allora proverò anche questa opzione qui con le dita. Sì, con esatto. Le dita devono essere proprio aderenti alla fronte, alla pelle. Cioè devi sentire, praticamente sollevi le sopracciglia, guardami, sollevi con questa zona le sopracciglia. Ah, ok. Così? Mm-hmm. Le dita le puoi anche aderire sulla fronte senza lasciarle per aria, esatto. E fai lo stesso esercizio di prima. Credo che sia l'opzione che preferisco, questa qui. Sì, decisamente, perché sento la forza, ma non vedo le rughe, che poi dopo no, magari... No, perché questo ti permette proprio di mantenere la pelle distesa. Esatto. Durante l'esercizio. Esatto. Perché penso che in tutti gli esercizi che facciamo, magari all'inizio è un po' più difficile, ma dobbiamo evitare di curare delle parti, delle aree, evitando di formare altre rughe mentre si fa l'esercizio, cioè evitare il più possibile, non si può evitare in senso assoluto, però... Esatto, per quello bisogna, è importante all'inizio guardarsi, ovviamente se sei così non ti vedi. Sì, infatti questo pure è anche la difficoltà di alcuni esercizi, che non riesci a vederti se... Un suggerimento che adesso mi viene, se vuoi, è metterti magari quando fai quell'esercizio il telefonino e ti registri e guardi almeno... Sì. Visto che siamo molto tecnologici, possiamo per almeno quegli esercizi dove non siamo sicuri e non abbiamo uno che ci guarda, e anche se io anche suggerisco, diciamo, per chi ha dei dubbi, io faccio anche consulenza online, quindi così come ti sto guardando faccio anche via Skype o videochiamata, quindi se uno proprio dovesse avere dei dubbi, una volta terminati e appresi tutti gli esercizi, mi possono anche contattare, quindi e verificare se sta facendo o meno correttamente gli esercizi, altrimenti appunto se sei nel dubbio nel frattempo puoi registrarti e verificare di lato o girarti un po' mentre ti registri per capire se stai facendo le pieghe o no. Quindi questa... No, è dato anche quello della giraffa, che magari le pieghe, però vabbè, lì insomma non posso toccarmi perché si è impegnati sia le mani che tutto il resto. No, però l'idea di registrarmi è anche quella una buona idea. Sì, quello può essere una buona variante. Allora, vediamo se c'è qualche domanda, se scrivono qualcosa. Allora... Ok, qualcuno mi ha scoperta ieri, scrive, quindi avete un bel po' di puntate da recuperare. Ok, vediamo, si sente male, sì, ogni tanto c'è un po' di eco dietro, però penso che si capisca. Allora,
Terima o Terima, non so come si pronuncia, chiede se bisogna sempre fare riscaldamento prima del potenziamento, rilassamento dopo. Ma allora, io principalmente negli allenamenti inserisco il riscaldamento, ma non è proprio sempre, diciamo, necessario, perché già il lifting del viso, che di solito io parto con quello in ogni allenamento, è già un piccolo, diciamo, riscaldamento, perché va a toccare quasi tutti i 57 muscoli, quindi magari si inizia lentamente, non partire subito in quinta tirando subito con forza i muscoli, ma bisogna comunque posizionare le singole pose con calma e gradualmente, quindi ad esempio il lifting, visto che l'ho nominato, lentamente in posizioni O, con calma tiri dentro e poi lentamente sulle gambe. L'importante è non fare le cose con velocità e con forza, quindi è molto importante in ogni esercizio posizionarlo step by step, quindi passaggio dopo passaggio, e non con forza tutto tirare. Quello è importante, anche perché altrimenti si rischia, soprattutto all'inizio, di non fare bene l'esercizio. Ok, non vedo altre domande. Quindi hai tu ancora qualcosa da dire? No, vabbè. No, per il momento adesso sto seguendo l'allenamento, sono al secondo giorno, infatti proprio la domanda della ragazza, c'è sempre bisogno di fare riscaldamento nel secondo giorno, per esempio non c'è, però c'è sempre quello del lifting facciale, che mi sembra che è uno degli esercizi più fondamentali, quello mi sembra, che ho capito durante questo corso qui, che bisogna imparare a far bene, però anche lì all'inizio ho dovuto stare attenta a non fare troppe righette, perché viene automatico, insomma, di farle, e poi applico ovviamente anche tutti gli altri consigli che hai dato, dei massaggi di Yin Chan, e quelli tutti i giorni riesco a farli, e cerco di massaggiarmi un po' di più, insomma, di farmi qualche coccola in più. E l'ultima cosa che volevo chiederti era, adesso gli esercizi appunto durano un po' di meno, poi saranno, mi hai detto, variabili, ma volendosi, magari ognuna di noi, chi ha un problema più con la palpebra, chi è fissato come me con le rughe nasolabiali, può aggiungere all'allenamento quotidiano magari alcuni esercizi più specifici per le aree a cui è interessata? Questa è una domanda anche che mi chiedono molte che stanno seguendo il corso online. E praticamente, visto che il programma dei 28 giorni dura quella decina di minuti circa, se ti sembra troppo poco, puoi aggiungere uno o due esercizi e li scegli dalla sezione aree del viso. Hai visto che c'è l'area del viso? Sì, lo scusate tutte. E lì sono raggruppati gli esercizi in base alla zona che ti interessa. Quindi, oltre all'allenamento di 10 minuti, anche se poi il programma dei 30 giorni è un po' più intenso, quindi è un po' più, non ti servirà, però i 28 giorni può essere che ti sembra un po' più leggero, quindi puoi aggiungere uno o due esercizi, ti scegli dalla area del viso e lo fai 20 secondi e lo puoi ripetere fino a 3 volte. Ok, l'ultimo, posso fare il lifting del viso per vedere se l'ho capito bene? Visto che è così importante come esercizio. Allora, mi guardo allo specchio così. Certo. Oh. Sì, c'è un po' di luce scura, non sei ben illuminata, comunque sì, lo stai facendo bene. Ho controllato principalmente l'occhio, perché prima, quando mostravi un altro esercizio, tendevi a sollevarlo e strizzare gli occhi. Invece è importante mantenere l'occhio aperto e sì, allungare, esatto, e più allunghi, più distendi quando ti si formano le linee, quindi lo stai facendo bene. Sì, sì. Ecco, nel caso ad esempio, perché sì, in questo esercizio comunque si attivano anche il muscolo orbicolare dell'occhio, quindi un po' è normale se vedere anche l'occhio che si, diciamo, mette in posizione. Se per caso noti che c'è qualche grinzetta in più, come ti ho detto prima, tieni durante l'esercizio questa zona coperta con le dita, in modo che la pelle rimanga distesa. Sì, oppure giusto solo qui agli angoli degli occhi, magari. Anche... Sì, dove ci sono i raggi di sole. Esatto. Ok, sì. Ma è solo che è difficile farli, perché mi guardavo nella webcam, è un po' scuretta e quindi non riuscivo con lo specchio più semplice. La luce, lo fai bene.
Ok. Beh, io sono contenta così, non so se posso chiederti se può interessare anche alle altre sull'argomento dei solari, magari come risposta per quanto riguarda l'uso dei solari, può interessare anche alle altre. Ieri avevamo la puntata sui solari. Esatto, non so se può interessare, posso rifarti la domanda oppure no. Quale? Quella che parlavamo prima? Esattamente. Ah, sì, sì, beh, certo. Sì, non per me, perché io già... No, nel senso che io personalmente uso i solari sempre con filtro fisico da qualche anno, ma solo d'estate e mai d'inverno, tranne quando sono già contenuti nelle BB cream che uso nel fondotinta. Però tu di che, diciamo, avviso sei, più su Ardizzone che sostiene di mettere il solare sempre o della Roesti che sostiene di metterlo solo all'occorrenza quando si sa che ci si espone per un tot di tempo al sole? Mm-hmm. Sì, e la domanda è quale, cosa faccio io o cosa... Esatto, cosa fai tu, cosa fai tu? No, no, perché sennò c'è... Intanto premetto che io invito apposta diversi professionisti proprio per sentire diverse campane. Uno la pensa così, un altro esperto che produce cosmesi, quindi è importante anche sentire diversi pareri e poi secondo me ognuno poi adotta il suo parere. Io personalmente... metto solari, cerco di proteggermi tutto l'anno. Primo, perché ho una pelle molto sensibile, e due, non so, mi sembra che comunque anche quando è nuvoloso ci sono i raggi, quindi preferisco proteggermi e usare dei prodotti che hanno una piccola protezione anche durante l'inverno, che si tratta di fondotinta o di creme. È chiaro che poi d'estate aumento la protezione, io uso sempre 50, quindi non 20 che dura due orette come parlavamo ieri, poi dipende dalla carnagione, ma io metto sempre 50 di protezione e sul corpo anche non 50 ma 30, e come dicevo ieri, nonostante metta delle protezioni molto alte, comunque ho l'abbronzatura, mi abbronzo e l'abbronzatura dura anche molto di più. Quindi io dico, ognuno deve poi, non so, valutare. Non sto dicendo che non è corretto mettere solo la protezione solo d'estate, io la metto così per mia opinione, la metto tutto l'anno, cerco di metterla. Ok, grazie. Questa era l'ultima mia domanda. Figurati. Ok, va bene. Se non c'è altro, quindi grazie Marta. Io grazie a te, Petra, per tutto quello che ci stai insegnando, al di là del corso, poi per chi sarà interessato a farlo, e per tutti i tuoi ospiti, molto interessante. Anche loro mi hanno dato ottimi spunti. Veramente grazie di cuore. Grazie a te. Quindi rinnovo anche di nuovo agli altri, perché qua di nuovo vedo un commento che c'è: la ragazza è giovanissima, non ha bisogno di nessuna ginnastica. Allora, io ho detto, io rinnovo a tutti, ma siete nessuno di voi che vuole venire, quindi io invito chi si annuncia, chi mi scrive, che vuole partecipare, ma non è che seleziono solo le giovani, siete tutti invitati, quindi aspetto anche signore con qualche età più avanzata, mi farebbe davvero molto piacere. Marta ti saluta, allora grazie mille. Grazie Petra. E spero magari più avanti, se hai piacere di condividere, di inviarmi le tue foto, il prima e il dopo, mi farà assolutamente piacere. Assolutamente. Bene. Grazie ancora, buona serata. Ciao. Ah, che bello, mi fa davvero piacere quando ho appunto chi segue i miei corsi e mi interessa molto vederli proprio faccia a faccia, perché un conto è quando ti scrivono, ti ringraziano, ma non so esattamente chi c'è dietro all'email, perché non sono rare le persone che mi mandano poi le foto del prima e del dopo. Tutte le altre mi scrivono che si trovano bene, che è chiarissimo tutto, però mi piacerebbe anche vederle e conoscerle di persona, perché adesso anche col fatto che non insegno in aula mi manca un po' il contatto visivo con le persone, quindi rinnovo l'invito a tutti voi, anche se mi hai scoperto adesso durante questa quarantena e magari hai iniziato a fare qualche esercizio e noti già o benefici, o giusto per esprimere un tuo parere,
oppure se ti alleni con me già da un bel po' e vuoi portare la tua esperienza, siete invitati nelle prossime puntate con me in diretta. Cosa fare per partecipare? Basta che mi contattate via Messenger o mi scrivete l'email e poi vi dico come fare per collegarci. Non è niente di difficile, ovviamente non fatelo 5 minuti prima della diretta perché bisogna un po' anche fare le prove tecniche, ma è veramente semplicissimo partecipare. Allora, vediamo se c'è ancora qualche commento. Lo schiacciatempi può sostituire l'esercizio delle palpebre spiegato prima, mi viene molto meglio, mi sembra faccia in quella zona. Allora, no, schiacciatempi è un esercizio e serve per sia le zampe di gallina, ovvero i raggi di sole, sia per tonificare la parte alta del viso, ovvero il muscolo temporale principalmente. L'esercizio che stavamo facendo prima, che mostravo, questo serve ad altri muscoli, quindi serve per sollevare le palpebre e tonificare anche il muscolo della fronte, quindi sono due esercizi diversi, non sono o uno o l'altro. Vanno a lavorare proprio su muscoli diversi. Silvia, mi chiedi se c'è un momento particolare della giornata in cui è più indicato fare gli allenamenti. No, l'importante è farli, non quando farli, perché io uso questa teoria. La mattina, se io preferisco personalmente farli la mattina perché mi dà più quello sprint, mi sveglia un po' il viso e poi sono a posto per tutto il giorno, nel senso che ho fatto il mio dovere, il mio allenamento e poi non devo più pensarci. Altre persone invece mi dicono che preferiscono farli la sera, addirittura prima di andare a dormire, perché li rilassa, li concilia il sonno, quindi dormono meglio e quindi le fanno la sera. Altre invece li fanno quando riescono, una volta la mattina, una volta nel pomeriggio, la sera, quindi io dico, ognuno fa quando riesce a farli, non è che cambia, fa la differenza però se non li fai, quindi che li faccia la mattina, il pomeriggio, la sera, basta farli. Allora, bisogna fare gli esercizi tutti i giorni o può bastare 2-3 volte a settimana? Io suggerisco per le prime 4 settimane, ma anche i primi 2 mesi, quindi le prime 8 settimane, di allenare bene 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 i muscoli, quindi possibilmente farli ogni giorno, ok? Questo perché? Intanto perché i muscoli non sono abituati a fare dei movimenti, non sono abituati a fare... bisogna in qualche modo risvegliarli questi muscoli, perché se ci pensiamo, noi non è che usiamo tutti i muscoli, quelli che usiamo quando facciamo yoga facciale. Certo, parliamo, mangiamo, ridiamo, quindi ci arrabbiamo, quindi alcuni muscoli vengono usati, ma... con lo yoga facciale impari ad usarli in modo diverso e inizi ad usare anche muscoli che neanche sapevi di avere. Quindi è importante creare, creare diciamo un'abitudine anche al muscolo e insegnargli a fare determinati movimenti e a tonificarli. Quindi io suggerisco dalle 4 settimane, ma anche i primi 2 mesi, di cercare di essere il più costanti possibili, se non proprio ogni giorno, almeno 6 volte alla settimana, quindi essere più costanti possibili. Questo perché anche? Perché se un domani, per qualsiasi motivo, tu debba smettere di praticare gli esercizi, per esempio a me hanno fatto un intervento al dente, quindi per un po' non ho potuto allenarmi, oppure sei in un periodo che non ce la fai, non riesci o per qualsiasi motivo, insomma, uno è normale, può smettere, può capitare, così come smetti di andare in palestra, può capitare che non riesci più ad allenarti. E cosa succede? È chiaro che i muscoli ritornano come erano prima, non è che campiamo adesso con i muscoli tonici per sempre. Quindi appena smetti, pian piano i muscoli ritornano come erano prima, perdono volume. Ma se tu hai allenato bene all'inizio i muscoli, quindi i muscoli erano ben allenati, tonici,
appena riprendi di nuovo ad allenarti, i muscoli ci impiegano molto meno tempo a ritornare di nuovo in forma come erano prima, perché il muscolo ha memoria e quindi sapeva già di essere allenato prima e quindi ci impiega molto meno tempo a ritornare di nuovo in forma, quindi non devi di nuovo far passare altri 4 mesi e star lì a lavorare. Questo vale anche per i muscoli del corpo. Quindi per questo io insisto tanto di essere dalle 4 settimane alle 8 settimane costanti il più possibile. Poi, terminate le 4 settimane, mettiamo 2 mesi, e poi per tutta la vita, puoi allenarti anche 3 volte a settimana, 4 volte, non serve poi sempre ogni giorno, anche perché bisogna fare ogni tanto anche far riposare la muscolatura, far recuperare un po' i muscoli, quindi dopo un periodo, dopo un tot di tempo, si può fare anche 3 volte a settimana, assolutamente, anzi è quello che lo consiglio. Perché? Perché ho avuto anche allievi che si allenavano addirittura 1 ora al giorno, ogni giorno, e loro stessi mi hanno confermato che il loro viso, invece di migliorare, è peggiorato. Ma questo perché? È chiaro che il viso era troppo stanco e non andava bene allenarlo tanto, perché vedrete che quando si arriva ad esempio al programma 30 o comunque quando chi mi segue da un bel po' e facciamo degli allenamenti un po' più avanzati, cioè fare quell'allenamento già per 15 minuti è faticoso, figuriamoci per 1 ora. Se si persiste per più tempo, il rischio è di fare male l'esercizio, perché se il muscolo è stanco e poi tu insisti a fare degli esercizi, ad adottare delle posizioni, il rischio è che inizi a contrarre muscoli dove non vanno contratti e quindi a marcare delle rughe che dovrebbero essere invece rilassate, la pelle dovrebbe essere distesa. Ecco perché io dico, non serve allenarti tantissimo tempo. Le prime 4 settimane sono un conto e servono per appunto allenare bene i muscoli, imparare bene gli esercizi, ma poi bastano 10, massimo 15 minuti al giorno i primi 2 mesi, dopodiché anche solo 3 volte a settimana. Chiaro? Allora, vediamo cosa che scrivete. Io per questione di tempo faccio gli esercizi delle prime 2 settimane prima di alzarmi. Ecco, Marianna, tu sei già troppo. Tu dici che faccio gli esercizi delle prime 2 settimane prima di alzarmi e poi ancora 3ª settimana, è troppo, non serve, cioè è troppo. Se sei alla 3ª settimana, fai solo la 3ª settimana. Veronica, sei imbranata con i video, ma 52 anni, sei giovanissima, che imbranata, è veramente semplice, se riesci a guardare la diretta su Facebook, il corso è veramente semplice, quindi non... perché dovresti avere problemi? Allora, Francesca, è possibile dividere l'allenamento giornaliero in 4 mini allenamenti durante la giornata? Dipende quale allenamento stai parlando. Se tu, per chi non lo sa, il corso di 4 settimane, visto che prima parlava Marta, che è alla 4ª settimana, che dura 1/2 ora l'allenamento e quindi è un po' più lungo, e infatti lì suggerisco, per chi non ha 1/2 ora e visto che può essere anche impegnativo, suggerisco di suddividerlo anche in 2 parti, quindi di spezzare l'allenamento e farlo in 2 momenti diversi della giornata. Questo perché fa sempre parte delle prime 4 settimane dove bisogna allenare bene i muscoli. Dopodiché gli allenamenti di 10 minuti, dividerli in quattro momenti diventa un po' troppo poco, perché tu fai un esercizio, 2 e già abbandoni i muscoli, quindi è un po' troppo poco. Se proprio non hai 10-15 minuti consecutivi, almeno 6 minuti, almeno 5-6 minuti, ma devi fare un po' lavorare la muscolatura, perché 1 minuto, 2 è troppo poco. Per partecipare alla diretta con me. Ah, ok. Non avevo capito, scusami Veronica, quindi
per partecipare alla diretta con me, va bene, mi scrivi il messaggio dopo e vedrai, è veramente semplice, non è così complicato. Assolutamente, poi proviamo se proprio non riusciamo a collegarci, perché capita anche con gli ospiti che non è che ci viene al primo colpo di collegarci, ci sono sempre qualche problema tecnico. Comunque possiamo provare, Veronica, molto volentieri, sarò felicissima di ospitarti. Allora, Marianna, la terza settimana è composta dagli esercizi della prima, della seconda e della terza, quindi quello sì è corretto. Pensavo che tu facessi, stai facendo l'allenamento della terza settimana, quindi è corretto. Pensavo tu facessi separatamente prima quelli della prima più quelli della seconda, e che comprendono quelli della prima e della seconda, e in più la terza, quindi di nuovo, e pensavo, mamma mia, si allena 2 ore. Sì, se sei alla terza devi fare la terza settimana. Allora, Lia, hai problemi con la mandibola. Io infatti, diciamo, prima di ogni video dico che io non sono un medico, quindi siccome non so neanche, non vi conosco e non so che problemi voi possiate avere o con l'articolazione o se avete avuto paresi o varie problematiche, quindi meglio non sforzare se hai una lieve, diciamo, problematica o comunque con la mandibola, ma per essere più sicura è meglio che magari chiedi a chi di competenza, proprio per verificare di non fare qualche sforzo o movimento che ti potrebbe peggiorare, perché non so che problemi esattamente tu abbia, quindi soprattutto gli esercizi che vanno a sforzare la mandibola è meglio che tu non sforzi in modo eccessivo. Grazie Monica, mi fa piacere che sei contenta del corso. Bene, e questo è quanto per oggi. Per oggi si è prenotata solo una persona che ha dato la sua testimonianza e che ringrazio di nuovo. E le prossime settimane, se qualcuno ha piacere di nuovo, sono sempre molto felice di poter ascoltare anche dal vivo le vostre testimonianze, anche le vostre difficoltà, perché magari non a tutti può essere anche qualcosa chiaro, quindi possiamo approfittare anche per spiegare qualche difficoltà che avete riscontrato nell'imparare gli esercizi. Allora, la diretta di oggi pian piano sta andando a termine. Domani, che è 1° maggio, mi sono presa anch'io, siccome è festa del lavoro, quindi domani si riposa, se volete potete anche riposare dallo yoga facciale, quindi non facciamo proprio niente, se volete. E quindi domani non ci sarà la diretta, ma ci sarà sabato 2 maggio, e avrò un nuovo ospite e parleremo di respirazione, dell'importanza del respiro, perché la respirazione è anche un fattore molto importante che permette al corpo di ossigenarsi e quindi di mantenerci giovani. Quindi sabato avremo l'ospite col quale parleremo di respirazione, ok? E poi domenica è il 3 maggio e ci sarò io per concludere, diciamo, questa quarantena, perché sappiamo che dal 4 maggio in poi, diciamo, pian pianino ritorneremo, si spera, alle vite, ci inizieremo più ad uscire, io spero per voi che riprenderete a lavorare pian piano, e quindi anche le dirette non saranno più quotidiane come sono state adesso fino al 3 di maggio, quindi fino al 3 maggio continuiamo ancora sabato e domenica. Poi non vi abbandono, ovviamente, non è che adesso da ogni giorno passo a non fare più dirette, no, perché comunque mi piacciono e mi piace che partecipate così numerosi, e quindi farò ancora dirette e ci sarò ancora anche con ospiti, ma non saranno quotidiane, saranno o 2 volte alla settimana o poi anche 1 volta a settimana, ok? Comunque fino a domenica ci siamo ancora, tranne domani che è la festa del lavoro e quindi stacco anch'io un pochino. Bene,
Io ti ringrazio, vi ringrazio per aver partecipato anche a questa diretta in così numerosi e ci vediamo sabato sempre alle 5:30 qui sulla pagina Visoinforma per parlare di respirazione. Ti auguro una buona serata. Ciao, un abbraccio grande. Ciao.